Cari amici, eccoci qui, siamo giunti finalmente alla performance esaminativa di Flogger Kita from Albany. Si tratta di un operatore diventato 5 minuti fa, si è fregiato del diploma internazionale a secondo livello. Ecco, il suo impegno è totale, è un elemento che si è impegnato in modo esemplare. Devo dire, per essere onesti, che ha commesso un paio di errori che potevano non essere errori, vero, se ci pensiamo bene, ma questa è la teoria, la lasciamo ai cani. Comunque ha evitato il terzo, per cui ha superato brillantemente, ripeto brillantemente, la sua esaminazione. Ora vi lascio a lui. Buongiorno ragazzi, salve, eccoci, siamo qui. Praticamente con molto 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 sacrificio, e ovviamente come sempre ho detto che Alessio non regala nemmeno un spazio di minimo di centesimi, come le voglio spiegare, ma la sua professionalità è veramente immensa. Io voglio aggiungere una cosa, che è mio onore che ho conosciuto una persona come Alessia Peluse nelle sue professionalità. Quindi specifichiamo, tra MMA, l'Hapkido, se è una cosa veramente, io credo che un maestro come Alessio Peluse oggi come oggi in Italia saranno pochi. Io veramente ho superato il secondo con molto sacrificio, mi sono scritto qui, non lo so, un mese fa, circa 100 kg, e se voi credete o no, ho perso quasi 10 kg per informazioni con questo il secondo livello di guardia del corpo professionale. Dille l'età che hai, dille le tue responsabilità, quanti anni hai? Ho 40 anni ragazzi, ho 40 anni, ma veramente qui mi sono diventato 20 anni davanti a lui, che lui veramente è una persona che a parole non basta, ma i fatti ci sono, è un'altra cosa. Grazie ragazzi. Devo spiegare una cosa. Innanzitutto correggiamo quello che hai detto. Io non sono maestro di judo, non mi interessa il judo, anche se l'ho praticato. Sì. Di lotta, ecco. Di lotta. Sono stato lì. Di... sono stato un cannoncino, non dico altro, volevo solo puntualizzare questo. Ti ringrazio molto per le belle parole. La tua esperienza con noi. Io da 1 a 10 do 10, ma non perché sto davanti qui, ma vedo quelle le cose, i fatti ragazzi, le cose, io vado nei fatti. Magari questo video che faccio lei non è niente, ma il mio corpo è come sono ora preparato, e quelli sono fatti. Perché ovviamente essere sportivo non basta, essere palestrato in questo settore non basta, ma essere preparato per questo lavoro davanti uno presidente o uno professionista come Alessio Peluse basterà e vuol dire tante, e questa è la differenza come era e come sono ora. Quindi su questo fatto io ti ringrazio. Bene, sono io che ringrazio te, perché stai facendo fatica anche a parlare in italiano, però non giustamente c'è, e sono anche stanco, grazie, sono stanco veramente. Meno male che tu dalle 8 e 10 di stamani siamo qui, dalle 8 e 10 siamo quasi a luna e non si è fermato, solo un minuto ha preso il caffè. E siamo andati. Poi abbiamo fatto oggi, è stata una bella lezione completa, perché abbiamo fatto, ti ho fatto conoscere anche un po' di grappling, di lotta, certo, a terra, certo. Che è in pratica, in sostanza, la mia esperienza prioritaria, ecco. Scusa, qui voglio dire una cosa, perché mi fai le mosse da altre che io sono sempre curioso a dire, a scoprire, ma se arriverò non lo so. Qui ci vuole coraggio, molto coraggio. A terra, sì, con un tuck down, una finta di cross jab pugilistico. Ho fintato con il cross, poi sono arrivato col jab a toccarti il corpo e poi mi sono abbassato e ti ho afferrato semplicemente una gamba. Ma la faremo vedere in una tua prossima formazione, sia che tu decida per l'MMA, un corso per diventare un istruttore, oppure semplice o atleta o appassionato di MMA, e sia come guardia del corpo al terzo livello, che te lo ripeto non è una, dimmelo te. No, non è un scherzo, che io non l'ho preso come non scherzo. Non è una passeggiata. Una passeggiata su quello sì, e non ho messo in dubbio nel primo livello. Guarda che i fatti parlano chiaro. Io sto dicendo che la presenza di tutti, ho 100 kg e se mi metto sulla bilancia ne ho 91 o 90, 10 kg. Ma okay, non sul fatto che mi alleno con Alessio qui ragazzi 5 ore al giorno, ma so altre ore a casa, mentale, corporee, è proprio professionale, perché è tattica precisa quella che fa la differenza. Bene. E quella di noi mancherà tanto, e se uno veramente lo vuole e c'è qui, okay, è Alessio. Grazie Alessio, vi saluto e ciao a tutti, buona giornata. Grazie Alessio. Grazie a te amico. Allora, eccomi qua, mi vedi? Certo. Ok, eccomi qui. Allora, io sono qui a ringraziare
personalmente questo amico, questa unica persona, perché io riesco a capire l'indole di una persona. Sono onorato di averti formato, caro Flogert. Grazie a te. E la qualità non è acqua, le tue parole mi riempiono di contentezza, se non di orgoglio addirittura, perché dette da un atleta. Non avete la misura e l'idea di che cosa fa questa persona col suo corpo. Persona, ho detto. All'inizio forse intendeva della sua formazione fare le cose a memoria. Nella mia scuola non si fa nulla a memoria, solo nel primo impatto che impari la tecnica, la strategia, il protocollo operativo, ma poi si digerisce tutto, si elabora e si diventa i proprietari unici della conoscenza che nella scuola è stata elargita. Ok? Vi aspetto, vi aspettiamo, e non si sa la vita come deve andare. Fare la guardia del corpo per me rimane una delle rare possibilità per i giovani, anche i meno giovani. L'importante è essere onesti con se stessi. Certo che uno a 60 anni inizia questa preparazione, insomma, anche se ha esperienze agonistiche oppure non è un fattore di conoscere arti marziali o via. Anzi, io sono uno dei pochi imbecilloni che va dicendo che avere delle conoscenze regresse o pregresse di arti marziali spesso e volentieri condiziona talmente chi mi trovo di fronte che rende la preparazione inadeguata. Lui invece si è spogliato, ha avuto questo coraggio. In quanti sono in grado di farli? Da che parte volete stare? Dalle bugie o quelle della verità?